Ebbene cari amici, benvenuti nel canale di Sweetly Adventure. Io sono Walter e oggi parliamo di accessori per il Mavic Air. In realtà questo video lo stavo preparando, pensate, fin dall'estate scorsa, poi però tra tutti i viaggi, tutti gli impegni, è rimasto un po' nel cassetto e comunque di positivo c'è che ho avuto molto tempo per testare i prodotti di cui vi parlerò. Partiamo subito con il primo prodotto, quello che io ritengo davvero il più indispensabile, ossia i filtri della Polar Pro. Nel mio caso ho deciso di acquistare dei filtri polarizzati della serie Cinema. Il motivo per il quale io personalmente ho deciso di acquistare i filtri polarizzati, che hanno questa caratteristica di poter eliminare in parte i riflessi dell'acqua o le forti luci, come ad esempio sulla neve. Essendo io che sono qui in Svezia e c'è acqua dappertutto, dove mi giro c'è acqua e in inverno c'è sempre neve, ho deciso di acquistare dei filtri polarizzati. Però se non volete polarizzati, della stessa serie esiste anche normale, quindi non polarizzati, e quindi eventualmente potrete scegliere di acquistare quelli. Vi lascio chiaramente tutti quanti i link in descrizione di tutto quello che vedrete in questo video. In una piccola confezione di cartone vi arriverà questa piccola confezione in plastica, dove all'interno, protetti da un materiale spugnoso, ci saranno i tre filtri. Nel mio caso ho deciso di prendere quelli più comuni, che sono l'ND4, l'ND8 e l'ND16. Sono filtri in metallo molto ben realizzati, con una ghiera girevole e davvero molto semplici da montare. Nella confezione poi vi arriverà anche una pezzettina dedicata per poter pulire le vostre lenti e vi mandano anche un adesivo della Polar Pro, che se a qualcuno piace lo applicate dove cazzo vi pare, ecco. Il secondo accessorio che per quanto mi riguarda è stato davvero indispensabile è un supporto per montare dei tablet fino a 10 pollici. Questo supporto si infila praticamente al posto del nostro smartphone, è realizzato completamente in metallo e in ottima fattezza e è compatibile non solo con il Mavic Air ma anche con il Mavic Pro 1, ma anche con lo Spark e anche volendo con i nuovi Mavic 2. Unico difetto, se vogliamo utilizzarlo sui Mavic Pro di prima generazione o i Mavic 2, è che purtroppo questo supporto ci coprirà il display. Però se siete persone come nel mio caso che possiamo fare a meno, perché comunque tramite l'applicazione DJI Go vediamo tutte le informazioni e volete usare un tablet più grande, questo supporto sarà per caso vostro. Il supporto vi arriverà in una scatola e poi a sua volta in una sacchettina morbida. La cosa buona è che lo potrete piegare, infilare nella sacchettina e vi occupa praticamente lo stesso spazio di uno smartphone. Per aprirlo invece basterà, come vedete qui, alzare queste due chiamiamole linguette in metallo e poi semplicemente avvitare, infilare il supporto per il tablet e avvitare la ghiera in plastica. Ecco, io qui nell'immagine adesso, giusto per farvi vedere, ho messo il mio smartphone, chiaramente ha poco senso, ma se avete il tablet chiaramente utilizzerete quello. Come vedete è possibile anche utilizzare il controller senza avere intralci, perché l'altezza dal joystick, dal radiocontrollo del Mavic al tablet è sufficiente per avere spazio per le dita. Bene, passiamo invece al prossimo accessorio. Sono delle prolunghine per le zampe del nostro piccolo drone, che ci consentiranno di alzare l'altezza del drone di pochi centimetri, quel tanto che ci basta per decollare, ad esempio, in sicurezza se siamo su una superficie erbosa dove i fili d'erba andrebbero a toccare le eliche. Vi arrivano comunque in una confezione di cartone, al suo interno protette da questo materiale spugnoso, e montarli è veramente molto semplice e veloce. Le zampettine davanti basterà inserirle a pressione, mentre le posteriori basterà inserirle e fa sentire questo piccolo clip, questo piccolo clic, e il gioco è fatto. Inoltre troveranno spazio anche nella vostra borsetta, quindi portarle appresso non pesano nulla, è veramente semplice. Il prossimo accessorio invece è davvero molto utile se siamo fuori casa e abbiamo bisogno di caricare le nostre batterie. Si tratta di un caricatore da accendisigari in grado di caricare due batterie contemporaneamente e anche una presa USB per caricare il nostro controller. Siccome io l'avevo già aperto questo pacchettino appunto quest'estate, ve lo faccio vedere qui. Che è un caricatore da auto
portatile per ricaricare contemporaneamente due batterie del Mavic Air e anche il controller, perché ha due spinotti, quindi due batterie, e contemporaneamente ha la presa USB, scusate. Passiamo invece all'ultimo accessorio che vi faccio vedere qui un attimino in diretta insieme a voi. È praticamente un caricabatterie in grado di caricare quattro batterie contemporaneamente a quattro fili. È in grado di caricare quattro batterie contemporaneamente. In più è in grado anche di caricare due, vedete qui, non so se si vede, ci sono due prese USB. Questo caricabatterie universale, questa marca l'ho già testata anche sullo Xiaomi drone 4K e sono veramente rimasto davvero molto soddisfatto, perché è un caricabatterie ad alto voltaggio e in una sola ora vi carica, pensate, quattro batterie più il controller. Certo è che magari stressiamo un pochettino le nostre batterie e quindi magari non è consigliato usarlo giornalmente o sempre, ma se una volta abbiamo fretta di caricare le nostre batterie perché ce ne siamo dimenticati la sera prima e al mattino ci svegliamo, mentre che facciamo colazione praticamente in una sola oretta ci ha caricato tutto quello che ci serve. Questo carica batterie, come vedete qui, questo è bianco, non si vede, ma ve lo faccio vedere qui, è dedicato per lo Spark. Ma c'è anche appunto per lo Spark, quindi questo vale anche per chi ha lo Spark, che io avevo ma purtroppo ho venduto, mi è rimasto questo, che do invece a mio fratello perché lui ha lo Spark, e chiaramente in descrizione ve li metto entrambi in modo tale che potete andarli a vedere. Io vi ringrazio di aver visto questo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima, ciao!